innanzitutto io vorrei farvi cambiare registro a tutti e due, la preside e la signora. Nel senso che vabbè, avete parlato della scuola, la preside magari ha fatto anche accenni a riforme antiche che non sono mai andate in porto e che adesso vengono messe a fuoco, mi pare una cosa molto interessante. Io ricordo la riforma Berlinguer, abbiamo fatto qui un convegno, una conferenza una sera, Casino, gli insegnanti, Pideri, tutti contro quella roba lì. Poi adesso scopriamo che quella roba lì ha due pilastri fondamentali che ci si riporta dietro dopo 25 anni, credo, e sono fondamentali e sono quasi da tutti considerati seri e fondamentali per la scuola, perché sono così. Però tutte le altre riforme o cosiddette riforme, insomma tentativi di toccare la scuola, hanno sempre avuto forti contestazioni. Poi c'erano appunto la contestazione a Berlinguer per l'autonomia piuttosto che la contestazione alla Gelmini perché tagliava ore, contribuzioni, eccetera, eccetera. Quindi contestazioni diverse, però che hanno visto una. Ora io lo chiedo, ho cercato di capire, guardando solo telegiornale trasmissioni specifiche, no? Di capire quali sono gli elementi che portano in piazza gruppi non consistentissimi, rendo conto di professori, di operatori della scuola che buttano i libri in piazza, no? E questo mi è sembrato una cosa stupida, ma insomma, vista così. Ma, cioè, non ho capito quali sono gli elementi che loro contestano rispetto a questa normativa qui, il preside padrone che poi prende la morosa, l'assume lui, che non è vero, mi pare che poi sia stata modificata anche quell'aspetto lì, la scuola che non assume tutti i 150, 60, 70 mila eccetera eccetera. Mi pare di aver capito che insomma c'è un tentativo di modifica della legge sulla scuola che è accompagnato da un contributo importantissimo per l'edilizia scolastica, per le scuole, per i 100.000 che vengono assunti. Ecco, non ho capito quali sono, ditelo voi e poi mettete in evidenza se è vero o no, se è un passaggio ulteriore che si può pensare di fare come in tutte le cose, insomma, cioè, ci sono dei passaggi per cui magari la normativa nuova manca qualcosa che potrebbe essere introdotto in seguito. Facciamo un'altra domanda, sì, che più o meno